origini di Bocchigliero sono incerte. Alcuni sostengono che sorge sul sito di un'antica città degli Enotri, altri che nacque dalla unione di più casali preesistenti sul territorio che si unirono per motivi difensivi. Probabilmente sorse come una colonia di diritto latino fondata dai Romani durante la Seconda Guerra Punica, sulle rovine di una cittadella fortificata dei Bruzi. Anche il significato di costruttori di botti, bottigliero, o da allevatore di buoi, bouculeros. Forse più semplicemente viene dal nome che gli diedero i coloni romani che, dedicandosi alla pastorizia, lo chiamarono Bocchiglieros, cioè paese abitato da pastori. La storia di Bocchigliero è la storia di un feudo che, fino all'unità d'Italia, passò di mano in mano. Nel periodo immediatamente post-unitario, il suo territorio fu percorso da innumerevoli bande di briganti. Negli stessi anni, tra misticismo, eroismo ed eresia, il movimento dei Santi di Bocchigliero provvede ad animare la vita del paese. Il centro urbano ha una zona antica che conserva, pur con le manipolazioni avvenute nel corso dei secoli, la struttura tipica degli abitanti medievali, con case addossate e vie strette che favorivano la difesa. Anche Bocchigliero, come quasi tutti i paesi del sud in generale e della Calabria in particolare, conosce la piaga dell'emigrazione di massa per ragioni di lavoro. Nei primi anni del Novecento verso il Brasile, l'Argentina e gli Stati Uniti, poi dagli anni 60 in poi in Francia, in Germania, in Svizzera, in Belgio e poi Milano, Torino, Bologna, Firenze, Modena ed in tante altre parti d'Italia e del mondo. Tutto ciò ha determinato e determina lo spopolamento del paese, che è passato dagli oltre 4.000 abitanti del 1960 fino ai circa 1.100 abitanti di oggi. Anche se negli ultimi 40 anni il centro abitato si è ampliato notevolmente e sono sorti nuovi ed accoglienti quartieri in località Russi, Riforma, Piano dell'Eremita, Fischia, Olmo, Macchia di Clausi, oggi Rione Arendo e San Rocco, che hanno contribuito soprattutto a migliorare la qualità della vita in tutti i sensi. Bocchigliero deve soprattutto ai suoi numerosi emigranti e a quelli che hanno dovuto sopportare l'inumano sacrificio del distacco dalla propria famiglia, dalla moglie e dai figli, questo ampliamento. Negli anni 50 e 60, fino ai primi anni 70, infatti partivano solo uomini. Era una emigrazione quasi di tipo stagionale. Diverse centinaia di lavoratori lasciarono il paese per raggiungere la Francia, la Germania o la Svizzera ed in pochi anni Bocchigliero si svuotò della forza lavoro.
venne a costituirsi quindi una comunità fatta soprattutto di donne e di bambini, anche se ancora abbastanza popolosa. Con enormi sacrifici e privazioni di ogni genere, cercarono di raggranellare un po' di soldi per mantenere la famiglia, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita, pensando soprattutto di realizzare una nuova casa in paese. Occorreva infatti risparmiare e risparmiare ad ogni costo. Diversi di loro in terra straniera persero addirittura la vita ed è stato come morire in guerra. Proprio per immortalare il ricordo dei loro sacrifici, l'amministrazione comunale nel 1983 volle dedicare agli emigranti un significativo monumento, opera dell'architetto Mario Montalto. Forse anche per questo i bocchiglieresi, che hanno una lunga storia di emigrazione, sanno essere così affettuosi, accoglienti, cordiali ed ospitali nei confronti del forestiero. Nella seconda parte degli anni 70 e fino ai primi anni 80, il fenomeno della emigrazione di massa si attenuò un po' per effetto delle possibilità occupazionali nel settore della forestazione. Oltre 200 lavoratori trovarono lavoro anche a Bocchigliero, presso gli enti regionali del settore forestale, Opera Sila, Legge Speciale Calabria ed Azienda delle Foreste e Forestazioni Regionali. Pian piano in tutta la regione si costituì un movimento di circa 30.000 occupati, anche se questo risultato fu il frutto di continui scioperi di lotta e di rivendicazione sindacale per il posto di lavoro, con Bocchigliero, San Giovanni in Fiori d'Acri e Loncobucco sempre in prima linea. La forestazione divenne infatti la Fiat della Calabria, la quale, se oggi è fiera del suo verde, della sua montagna e dei suoi immensi boschi, lo deve soprattutto all'opera dei lavoratori forestali, che hanno tra l'altro realizzato un generale intervento di sistemazione idrogeologica del territorio, oltre che ad importanti opere di infrastruttura civile. E Bocchigliero in tale direzione rappresenta uno straordinario esempio. Purtroppo, provvedimenti legislativi del Parlamento italiano verso la metà degli anni Ottanta hanno decretato di fatto la fine della forestazione in Calabria, perché la impossibilità di nuove assunzioni ed il progressivo svuotamento del bacino per effetto del pensionamento dei lavoratori ha ridotto notevolmente il numero degli occupati in tutta la Calabria. E solo poche unità lavorative operano ancora oggi nel settore forestale in Bocchigliero.